Immagina di essere in pizzeria con gli amici e un amico non ordina una pizza ma un'insalatona e non lo fa perché è a dieta oppure perché non gli piace la pizza, ma deve anche accertarsi con il cameriere che l'insalatona non contenga del glutine. Ci sono delle persone affette da patologie glutine correlate, gli allergici al frumento, i celiaci o i sensibili al glutine. E tutti e tre hanno in comune il fatto di non dover assumere glutine per poter star bene. In Lombardia ci sono oltre 37.000 celiaci diagnosticati e circa 70.000 non sanno ancora di esserlo, e la nostra regione è quella con una percentuale più alta. In Italia ci sono 200.000 malati celiaci e se consideriamo anche il numero dei sensibili al glutine, arriviamo al 6% della popolazione ed i dati ci parlano di un fenomeno sempre più in crescita. Per questo motivo abbiamo deciso di depositare una proposta di legge per finanziare dei corsi per i ristoratori sull'alimentazione senza glutine, evitando le contaminazioni ed incentivare l'acquisto di strumentazione dedicata alla preparazione di pasti senza glutine, ad esempio un forno, oppure l'ampliamento di una cucina con uno spazio dedicato. La legge nazionale garantisce questo diritto nelle mense pubbliche. E con la nostra proposta noi vogliamo facilitare la vita di queste persone anche nella vita fuori casa, ampliando l'offerta oltre alle mense pubbliche, per le quali esiste già una legge nazionale, che spesso comunque è disattesa, se non altro per il poco equilibrio nutrizionale. Oltre ai prodotti senza glutine preconfezionati, esistono tantissimi alimenti naturalmente privi di glutine e meno conosciuti o utilizzati. Abbiamo ad esempio il sorgo, il grano saraceno, il miglio, l'amaranto, oppure la pasta ottenuta da farine particolari, come la pasta di lenticchie, quella di riso, di teff, di grano saraceno, oppure di mais. Abbiamo inoltre la farina di ceci, dalla quale otteniamo la famosa farinata genovese, o la nostra polenta taragna, oltre al riso e il riso venere. Quello che vogliamo è anche ampliare l'offerta con dei pasti nutrizionalmente sani e che possono essere consumati da tutti.